Gentili amici telespettatori, buon pomeriggio. Siete collegati con lo stadio comunale Campoli in Reggio Calabria, Bocale. E Domenico Salvatore che vi parla, vi saluta, vi augura buon ascolto e buona visione. Vi riferisce sulla partita Propellaro-Melito-Futsal, valevole quale campionato di seconda categoria, Girone F, Calabria. L'arbitro è il signor Giuseppe Suriano della sezione di Vibo Valentia. Passo a leggere le formazioni: Propellaro, Cogliandro, Alessio, Alampi, Cristian Alampi, Attinà, Colo, Vinci, Fallanca, Dario Fiumanò, Danilo Fiumanò, Ricciardi e Cuce. A disposizione del mister Paolo Greco, in panchina Latella, Sergi, Marra, Trunfio, Zema e Sergi Gianluca, il primo era Pasquale. Melito, Futsal, Cilione, Tripodi, Lorenzo, Pina, Pulitano, Laganà, Baccellieri, Misuraca, Candito, Calabro, Romeo e Zaccone. In panchina a disposizione del mister Silvio Malaspina, oggi assente per motivi personali, ci sarà Mimmo Tripodi. Si rivede Manti, Verducci, Modaffari, Ielo, Cilione, Minicucci e Tripodi, annunziato uno dei due, l'altro è Tripodi Lorenzo. Risultato ad occhiali: ci abbiamo verso il quinto minuto nel corso del primo tempo qui allo stadio Campoli in Reggio Calabria, Rione Bocale. Sono di fronte la prima e la seconda della classe, Melito e Pellaro separati di un punto nel campionato di seconda categoria, Girone F Calabria. Pellaro che si schiera al lato est con la casacca bianca e il Melito Futsal in tenuta completamente blu, invece lato ovest ovviamente. Quinto del primo tempo, siamo sempre sullo 0-0. Andiamo a vedere quali siano gli schieramenti. Il Melito si schiera con un apparente 4
3-2-1. Mentre la Propellaro, che è la squadra di casa, con un 4-3-1-2. C'è il primo tiro della partita effettuato dall'attaccante Misuraca, nessun problema per Cogliandro. Finisce a terra ora un giocatore melitese, e con il motivo di questo calcio piazzato decretato dall'arbitro, il signor Giuseppe Suriano della sezione di Vibo Valentia, a favore della formazione ospite, sulla linea di battuta i vari Candito, Misuraca, Calabro, tutto è pronto. Calabro, parte il tiro, un finto tiro, non a bocca il capitano Attinà, ha già liberato Pellaro in avanti, intervento falloso da parte di un centrocampista del Melito Futsal. Ecco il motivo di questo calcio piazzato a favore della formazione di casa. Quinto del primo tempo, 0-0. Cerca di andarsene Fallanca. Questi è Attinà, appoggia al compagno di linea Colo, e da questi verso Cucè. Pellaro in avanti con questa palla sulla quale esce in presa aerea Cilione, Pietro, uno dei due, l'altro è Roberto in panchina. Recupera in qualche modo, c'è un accenno di rissa. È pur sempre un derby, prima e seconda della classe, accorrono un po' tutti. Ambo le panchine. Tutto si svolge sotto gli occhi dell'arbitro, che fa da paciere tra le opposte formazioni, e vedete che l'arbitro convoca i due giocatori, tutti e due con il numero 9. E finiscono tutte e due sull'elenco dei cattivi, quindi nemmeno 5 minuti, già le prime due ammonizioni. Sono passati solo 8 minuti nel corso della prima frazione di gioco. Risultato 0-0, punizione già battuta, c'è un cross sottoporta, un colpo di testa da parte di Pina, insegue Zaccone, ha il problema di girarsi, perde palla, spazza. Salvatore Pina, rimessa laterale per la Propellaro. Ci avviamo verso il decimo minuto del corso del primo tempo, fino a questo momento non si è visto nulla, almeno sul piano della pericolosità. C'è un lancio in avanti verso Calabro, ha davanti a sé il capitano Attinà, lo salta, atterrato, non rilevato dall'arbitro, ha già recuperato la sfera Cogliandro, bianca, pantaloncini e calzettoni neri, con questo cross non aggancia Cucè. Subisce fallo
rilevato questa volta dall'arbitro, si accascia al suolo Fallanca, ma il fallo l'aveva subito Politano, infatti l'arbitro assegna il calcio piazzato al Melito, va a sincerarsi delle condizioni del giocatore rimasto a terra, accorre il massaggiatore, ma nessuno si sognava nemmeno lontanamente di prevedere una partita di calcio spettacolo, vista l'altissima posta in palio e soprattutto il derby del Basso Ionio tra la Pro Pellaro e il Melito Futsal. Siamo nel campionato di seconda categoria, girone F Calabria. Ci avviamo verso il decimo minuto, l'abbiamo da poco superato. È sempre risultato ad occhiali qui al Campoli di Bocale, Reggio Calabria. Dialogano Candito e Politano, l'esterno destro verso Misuraca, mette il pallone a terra, va al cross Misuraca, c'è un colpo di testa da parte di un difensore, ma recupera ancora il Melito. È andato al tiro, ma il pallone è finito in fondo al sacco, ma ovviamente non si può parlare nemmeno di gol annullato, c'era stato un precedente fischio arbitrale. Fallanca per Attinà, ancora Attinà, lungo passaggio verso Colo e da questi verso Vinci, ancora Colo, numero 5 centromediano della formazione di casa, di sinistro, ma aggancia Candito, ancora Candito, c'è un tiro al volo senza tante pretese da parte di Politano, ma non è nuovo a queste imprese con i tiri da 30-40 metri, solo che questa volta è uscito un tiro sbilenco, nulla di fatto, nessun pensiero per Cogliandro, in possesso di palla Cucè, e questi è Vinci, dialoga con Colo, Laganà si avventura in un dribbling, Attinà, pardon, al problema di girarsi viene affrontato da due avversari, finisce per terra, ma l'arbitro non interviene, e allora si può proseguire con questa serpentina del Pellaro, il terzino di fascia sinistra Cristiano Lampi. C'è un intervento arbitrale che decreta un calcio piazzato a favore della formazione ospite. Quando siamo giunti al tredicesimo minuto del primo tempo, sempre 0-0 al Campoli di Bocale in Reggio Calabria. Calabro cerca di andarsene, non si chiude il triangolo, c'è un intervento arbitrale che assegna un calcio piazzato alla formazione ospite. Sulla linea di battuta c'è il solito Calabro, accanto a sé il compagno di squadra, il mezzo sinistro Romeo. Si va decentrando intanto Misuraca, arretra il baricentro della formazione di casa, i due Alampi, Attinà, Colo, Vinci, Fallanca, Fiumanò, praticamente tutta la Pro Pellaro nella sua metà campo. Sulla linea di battuta c'è Calabro, l'arbitro chiede il rispetto della linea, tutto è quasi pronto, Calabro, rete, Melito in vantaggio col cannoniere Calabro, una nespola da quasi 35 metri se non di più, che ha ipnotizzato letteralmente Cogliandro. 14:40 al Campoli,
il risultato è cambiato. Propellaro 0, Merito Futsal 1, autore del gol su calcio piazzato, Calabro. Vedremo ora quale sarà la risposta della Pellaro, della Propellaro, casacca bianca, pantaloncini e calzettoni neri. C'è un lungo lancio in direzione di Cucè, riesce a tenere il pallone in campo, lo porge a Cristiana Lampi e ancora Cucè. Palla sul sinistro, cross sotto porta. Cincischia un po' la difesa del Melito, può recuperare la Propellaro, ci mette una pezza Candido, cerca di andarsene Calabro, con questo lancio non riesce a tenere il pallone in campo Zaccone e la Propellaro può prendere a fraseggiare a centrocampo, pallone già recuperato, Propellaro in avanti alla ricerca del gol del pareggio, manovra Fallanca, questi è Alampi, se ne va, cross sotto porta, aggancia la difesa, cerca di andarsene Danilo Romeo, si libera di 2-3 avversari, ancora Romeo verso Zaccone, supera un avversario, entra in area, supera un altro, cross sotto porta e c'è una semplice rimessa, dice l'arbitro, invocava la concessione del calcio d'angolo. La formazione ospite non è dello stesso avviso l'arbitro, il signor Giuseppe Suriano della sezione di Vibo Valentia. Nulla di fatto, il gioco può riprendere, manovra il centromediano Colo. Palla che spiove sulla tre quarti. Laganà cerca di mettere in movimento Zaccone, che però non riesce a tenere il pallone in campo. Attinà, Pellaro in avanti con questo lancio in profondità del mezzo destro Dario Fiumano, uno dei due, l'altro è Danilo. Rimane a terra un giocatore della Propellaro, si tratta del numero 9 Danilo Fiumano, e opportunamente il Melito butta tra virgolette il pallone oltre la linea dell'out per consentire subito restituito il fallo dal terzino di fascia sinistra Lampi Cristian, uno dei due, l'altro è Alessio. Il gioco può riprendere con questa ciabattata in avanti di Ciglione. Danilo d'esterno adesso opportunamente aggancia un pallone molto insidioso, il laterale a sostegno centromediano Colo, questi è Politano, dialoga con Misuraca, Danilo Romeo e ancora da Misuraca verso Calabro, cerca di liberarsi il suo diretto avversario, invocava la concessione del fallo laterale, non è dello stesso avviso l'arbitro ovviamente, la Propellaro cerca di rendersi pericolosa in avanti con lanci più che altro di alleggerimento fino a questo momento, sì ci sono stati un paio di affondi ma sterili, improduttivi. Il risultato, come vi ho riferito nel corso dei precedenti flash, è Pellaro, Propellaro 0, Merito Futsal 1.
al 14° del primo tempo Calabro su calcio piazzato da 35 metri che ha lasciato di stucco l'incolpevole Cogliandro. Siamo quindi sull'1-0. Pellaro in avanti, ora ci mette una pezza Politano, se ne va Zaccone, c'è che lo liberasse del suo diretto avversario che però intuisce tutto. Propellaro in avanti con questo Nespola dai 35 metri in posizione angolata, ma intuisce bene questa volta Pietro Ciglione e salva la propria porta, quindi Propellaro vicinissimo al gol del pareggio con questo tiro che abbiamo visto poco fa dai 35 metri scoccato da Fiumano. Tunnel del centro mediano ai danni di Calabro che va a complimentarsi con l'avversario. Laganà, Pina perde palla ma guadagna una rimessa laterale, con tutta calma va a raccattare il pallone nel campo per destinazione Salvatore Pina. Cerca di mettere in movimento Calabro, va a vuoto Zaccone ma recupera ancora Politano. Calabro con questo lancio in zona morta, preda di Colo che ha già messo in movimento i propri compagni di squadra, il compagno Linea Vinci, e da questi verso il falso terzino Cristian Alampi. Terzino di fascia sinistra termina a terra e l'arbitro dice che si tratta di calcio piazzato già battuto. Pellaro in avanti con il capitano della formazione di casa Attinà, che ha già messo in movimento il numero 11, va al dribbling delizioso e questa volta salva Capre e Cavoli. Veramente Lorenzo Triboti ci mette più che una pezza, aveva fatto tutto bene Ricciardi, atteso alla prova, uno dei cannonieri del campionato, giocatore di serie superiore, dotato di classe cristallina, era andato in dribbling 2-3 avversari, ma poi il compagno, ci è sembrato Cucè, è stato anticipato da un difensore, esattamente Lorenzo Triboti, che ha salvato veramente a un metro dalla porta. Ma insiste in avanti il Pellaro che deve fare la partita, sta perdendo 1-0. L'unica rete dell'incontro è stata messa a segno da Calabro al 14° minuto del primo tempo con una sorbola da 35 metri sulla quale nulla ha potuto l'incolpevole Cogliandro, che è rimasto imbalsamato tra virgolette sulla linea bianca e nulla ha potuto su quel pallone che sembrava destinato a fondo campo, invece improvvisamente si è abbassato e si è insaccato imparabilmente all'incrocio dei pali. I minuti sono quasi 24 nel corso della prima frazione di gioco e il risultato invariato: Propellaro 0, Futsal Melito 1. Vi dicevo che comunque la Propellaro si vede costretta a fare la partita, il Melito aspetta in zona per ripartire in contropiede come con Candido in questo momento. Se ne va, supera 2-3 avversari, non il quarto che lo stende, ma non c'è un intervento arbitrale. Si trattava del numero 7 Fallanca,
cerca di andarsene Zaccone, viene francobollato dal suo diretto avversario. Intervento arbitrale, calcio piazzato per il Pellaro, per la Pro Pellaro, pardon. ...25 minuti nel corso del primo tempo, Pro Pellaro 0, Futsal Melito 1, autore del gol Calabro al 14° minuto con una punizione magistrale da 35 metri che ha fatto secco il portiere Cogliandro. Era stato spinto lateralmente il giocatore Zaccone, non se ne dà per vinto, ma l'arbitro è irremovibile sulle sue decisioni. C'è un cross, va in presa aerea Ciglione, muove di qualche passo e quindi di collopiede spedisce oltre la linea centrale del campo. C'è un colpo di testa da parte di Colo, ha già recuperato il centrocampo melitese con questo lancio in avanti di Pina in direzione di Calabro, mette il pallone a terra, ha davanti a sé Attinà, cerca di superarlo, non si chiude il triangolo per Candito, ha servito con un po' di fortuna Cucè, il portiere locale. Non trattiene il pallone Ciglione sul tiro di Cucè, ma non ci sono attaccanti della Pro Pellaro per ribadire in gol sotto porta. Ancora Pellaro in avanti con il finto terzino. Cristian Lampi, questi è Ricciardi che porge a Fiumanò, va al tiro dalla lunga distanza. L'altro terzino, si tratta di Alessio Lampi, uno dei due, l'altro è Cristian. Una ciabattata dal limite che trova comunque pronto alla presa Ciglione, un colpo di testa del solito Colo che spazza tutto quello che c'è da spazzare, meglio dello spazzaneve di Courmayeur. Pellaro che manovra e usufruisce ora di un calcio piazzato dal limite quasi all'altezza del vertice destro . Controlla tutto l'arbitro. Il Pellaro tenta ora, la Pro Pellaro, di riequilibrare le sorti dell'incontro che la vedono perdente per una rete a zero. Sulla linea di battuta ci sono i vari Alampi tutti e due, Alessio e Cristian. Fiumanò, Ricciardi, Cucè, in barriera i vari Tripodi, Pina, Politanola, Canabba, Celieri, arresa anche Misuraca, Candito, il solo Calabro è rimasto sulla tre quarti, ci sono anche Romeo e Zaccone. Elaborata punizione, fischio arbitrale, parte il tiro, finisce sui popolari, nulla di fatto. Siamo quasi alla mezz'ora nel corso della prima frazione di gioco, risultato inalterato, Pro Pellaro 0, Melito Futsal 1, autore del gol, l'unico dell'incontro, Calabro Giovanni al 14° minuto del primo tempo su una sventola dai 35 metri sul calcio piazzato che ha gonfiato la rete del Pellaro. Calabro cerca di andarsene, Calabro perde palla, secondo tunnel,
secondo complimento che va a fare al suo diretto avversario, è un bel duello. Si tratta del numero 5, Colo. Pellaro in avanti con questo lancio, non riesce a deviare da pochi passi. Il numero 11, si tratta di Cucè. C'è una deviazione in fallo laterale da parte di Alessio Alampi, ma va a rimettere con le mani il terzino di fascia sinistra, ospite Pina, con questo lancio sul quale interviene in maniera fallosa, non rilevato dall'arbitro, indica solamente che si tratta di rimessa sulla fascia sinistra all'altezza della tre quarti campo. 31 minuti nel primo tempo, 0-1. Calabro è andato al tiro, Politano. Ci mette una pezza ma in fallo laterale, anzi l'arbitro indica che si tratta di calcio piazzato. Dialoga la formazione del Propellaro e l'arbitro è lì a due passi e non ha difficoltà alcuna, anzi ammonisce addirittura Candido, che non aveva protestato a nostro avviso, ma l'arbitro adesso al minimo cenno allunga la mano sui cartellini. Ci sono già tre sventolati a Danilo Fiumano e due al Candido e Calabro della formazione ospite. Siamo al 32esimo e rotti secondi, sempre 1-0 per il Melito allo stadio Campoli in Bocale, agro del comune di Reggio Calabria. Pallanca con questo cross sotto porta e arriva la rete del pareggio. Con un bellissimo colpo di testa che ha schiacciato da due passi e nulla ha potuto questa volta Cirione, che in precedenza ci aveva messo diverse pezze, e non per caso l'autore del gol è quel Ricciardi, uno dei cannonieri del campionato, un fuoriclasse di cui vi avevo parlato. E al 32esimo del primo tempo il risultato torna in parità, ma vedete che la Propellaro non è paga del risultato e ora sta schiacciando l'acceleratore a tavoletta nel tentativo di ribaltare addirittura e pervenire al gol del 2-1. Il solo Calabro permane sulla linea centrale del campo. Questi è Vinci, dialoga con il compagno di linea Fiumano, un tiro dalla lunga distanza, scrosciano gli applausi anche se il tiro è finito abbondantemente ai lati della porta difesa da Cilioni. Si incarica di effettuare la rimessa dal fondo campo capitan Franz Baccellieri, con questo lungo lancio in avanti manovra Colo, chiama in causa il compagno di linea Attinà, capitano della formazione di casa. Parte un lancio verso Cucè,
è ancora frastornata la formazione ospite dal pareggio di Ricciardi, ma ci è parso tuttavia che nell'occasione del pareggio la difesa non sia stata perfetta, erano in tre, due difensori più il portiere, ha avuto la meglio Ricciardi che di testa ha superato i difensori e ha schiacciato da pochi passi alle spalle di Cilione. 35 minuti nel corso del primo tempo, 1-1 al Campoli di Bocale, per le reti al 14esimo di Calabrò e al 32esimo di Ricciardi, perfetta parità. Manovra Politano, Calabrò perde palla, c'è un lancio in area, si attarda il portiere, ha avuto un attimo di indecisione su quella palla, il portiere doveva uscire a nostro avviso, invece è rimasto fermo sulla linea. La prova che la squadra ospite ha accusato il colpo del pareggio di Ricciardi. D'altra parte la Propellaro ha l'impellenza di vincere questo match per rimettersi in carreggiata, mentre al merito che ha un punto di vantaggio sui rivali, sugli avversari, il pareggio potrebbe anche bastare, almeno dal punto di vista psicologico, sapendo poi che al ritorno la partita sarà disputata al Saverio Spinella di Melito Porto Salvo. Intanto c'è un'ammonizione da parte dell'arbitro. Ci sembra che il giocatore ammonito sia un giocatore di casa. Dovrebbe trattarsi del numero 3, Alampi Cristian. È una partita dura, ma assolutamente regolare fino a questo momento. Insegue senza successo. 37 minuti nel corso del primo tempo, 1-1. I gol di Calabrò al 14esimo e di Ricciardi al 32esimo. Termina a terra un giocatore del Pellaro, l'arbitro è lì a due passi e non ha difficoltà alcuna a decretare un calcio piazzato a favore della formazione di casa. 38-20, 1-1 i gol di Calabrò e Ricciardi allo stadio Campoli in Bocale, agro del comune di Reggio Calabria. Si rialza Alessia Lampi, uno dei due, l'altro è Cristian. Il tema dell'incontro è sempre lo stesso, con il Melito che ha arretrato notevolmente il baricentro rispetto all'inizio. C'è il lungo lancio di Vinci per Ricciardi e viene pescato in posizione di fuorigioco, fischio arbitrale, calcio piazzato per il Melito. Sulla linea di battuta c'è Salvatore Pina, con questo lancio in avanti verso Calabrò riesce a tenere il pallone in campo. Calabrò dialoga con la Canà, ancora Calabrò, entra in area, e c'è un tiro di
del solito Politano. Intanto il gioco è fermo, Dario Fiumano cerca di mettere in movimento i propri compagni con questo lungo lancio in avanti verso Alampi, il falso terzino sinistro, ancora Alampi, non si chiude il triangolo per l'intervento provvidenziale di Misuraca, si allontana Cucè, questi è Fallanca, pardon, Vinci con questo lancio adesso di Danilo Romeo per Calabro sul, c'è una, c'è un fallo rilevato dall'arbitro a favore della formazione ospite. L'arbitro subito attorniato da 3-4 giocatori, rimane imperterrito sulle sue decisioni il direttore di gara Giuseppe Suriano di Vibo Valentia, irremovibile sulle sue decisioni. Munizione battuta, ma l'arbitro non aveva fischiato, ma neppure i giocatori avevano chiesto la distanza. Hanno ragione un po' tutti, si ripopola l'area di rigore del Pellaro e il Melito tenta di tornare in vantaggio con questo calcio piazzato dal limite. Politano, fitta barriera, grappolo di uomini in aria, sta per partire il tiro, e c'è il calcio d'angolo, per poco il Melito non torna in vantaggio. Chiede il rispetto della distanza il Melito, c'è un cross sotto porta, esce il portiere a pugni chiusi, c'è un tiro cross che supera compagni e avversari, era ben piazzato il terzino destro Lorenzo Tripodi, ma il pallone è terminato a fondo campo, nulla di fatto. 42 minuti nel corso del primo tempo, sempre 1-1, i gol di Calabro al 14esimo e Ricciardi al 32esimo. Pellaro in avanti, ma il finto terzino Alessio Alampi non è riuscito a tenere il pallone in campo e si riparte. Con questo calcio piazzato decretato dall'arbitro, già battuto, un lancio verso Calabro, ci mette una pezza Vinci, manovra Alampi, non raggiunge il pallone Cucè, ma ancora Alampi, rimangono a terra questa volta due giocatori. Accennano a rialzarsi. Si tratta del numero 4 Politano e del numero 7, anzi del numero 3 Cristian Alampi. Usufruisce ora di un calcio piazzato dal limite, non ha potuto sfruttare l'elemento sorpresa Candido perché i giocatori di casa non hanno rispettato le distanze. Parte il cross, c'è ora la
invoca la concessione di un calcio di rigore netto. Era un rigore al nostro avviso, perché Lorenzo Tripodi è stato cinturato e scaraventato proprio a terra in piena area di rigore. Non è dello stesso avviso l'arbitro e le squadre vanno a riposo sul risultato di 1-1. I gol al 14° Calabro e al 32° Ricciardi. Vi ringraziamo per la cortese attenzione. La linea torna allo studio centrale, cioè al regista Bruno Taverna. A risentirci fra un quarto d'ora circa per la telecronaca del secondo tempo.